Venne l'inverno e un vento che porta tutto via. Era la fine del mondo. Per il mondo era soltanto la tua. Sanguinava il futuro. Non volevi credere. Anche il diamante più duro è fatto di polvere. State ascoltando Petali nella burrasca. Il cantautore Roberto Frugone si racconta. Ben ritrovati a questo nostro appuntamento. Io sono Federico Luciani, autore, attore, regista teatrale e come le puntate precedenti siamo in compagnia di Roberto Frugone. Ciao Roberto. Ciao Federico e ben ritrovati a tutti. Dunque, oggi raccontiamo come è nata una canzone, sempre da punti di viaggio, e stiamo parlando di Tra la rugia del sole. Abbiamo ascoltato un paio di versi da questa canzone all'inizio di questa nostra puntata. Com'è nata questa canzone? Mi viene anche, prima di lasciarti spazio, Roberto, leggere anche la dedica, perché questa canzone qua è dedicata. Alla fine del testo possiamo leggere ad Adriano, rugiada che il sole ha voluto con sé. A te. Sì, certamente. Tra la rugia del sole è una canzone che ha avuto una genesi molto particolare, che nasce da, come puoi immaginare dai versi che hai appena letto, la dedica che hai appena letto, nasce da un'esperienza diretta di contatto con la morte, sostanzialmente, non mia, ma di un amico che avevo conosciuto. All'epoca questo brano è del 1994 pubblicato, cioè ultimato, ma in realtà l'episodio, la scomparsa di questo amico morto in giovane età, è risalente a qualche anno prima, se non ricordo male precisamente mi sembra 1990, e io comunque l'ho cominciata a comporre poco tempo dopo. Mi era rimasta molto impressa la lunga malattia e successivamente appunto la tragica scomparsa di questa giovane persona, no? Quindi i versi che hai letto sono quelli che con cui ho cercato di descrivere l'arrivo dell'inverno. È l'apertura della canzone. L'apertura, infatti, della canzone, sì. Cerca di descrivere il vento del male imprevisto e del imprevedibile, e che sconquassa tutto, no? La malattia, e che porta tutto via con sé. Soprattutto, forse l'intuizione chiave di questo parte iniziale che hai letto è l'idea di essere soli, infatti, la solitudine di fronte alla morte. Infatti tu poi nella terza strofa addirittura scrivi: muori sempre solo, ok? Cioè è una nota molto pessimista, ma nonostante questo la canzone si intitola Tra la rugia del sole, quindi è ambivalente. Certo, perché questa canzone racchiude, appartiene, come abbiamo già anche provato a raccontare nelle altre episodi di questo podcast, è una delle canzoni che maggiormente rappresenta un periodo per me tardo adolescenziale. Io quando ho scritto questa canzone, quando ho cominciato a scrivere, avevo poco più di 16 anni, e quando l'ho presentata effettivamente al pubblico ne avevo una ventina. E in cui si alternavano dentro di me le grandi domande, mi viene da dire, leopardiane dell'esistenza, cioè che senso ha la vita, c'è un principio ordinatore, c'è un Dio nel cosmo o non c'è. Quindi è una canzone che in qualche modo racconta molto una visione religiosa dell'esistenza. E quindi in essa, in maniera molto contrastata, ci sono raccontata quella che, in maniera così, per quella che poteva essere una mia suggestione di fronte al tema della morte,
come la poteva leggere un ventenne. Non che un 47enne sia molto più esperto. No, ecco, hai usato una la metafora della ferrovia. Esatto. E sì. Quindi, utilizzando la metafora della ferrovia, è chiaro che rimandi subito a un viaggio programmato, no? Quindi questa, vista la natura della ferrovia, cioè non puoi uscire dai binari, no? Sì, ma anche l'idea del tunnel. Del tunnel, sì, infatti, il tunnel della morte. Ok, sì. Al sì. di là del quale, al di là, in un'ottica di fede, c'è la certezza della vita eterna. Esatto, c'è questo. E io in questo momento, in quel momento della mia vita e della mia esperienza creativa, e mi ritrovo tantissimo in questo tipo di visione che veicolavo attraverso le mie canzoni. Una visione intorno alla quale poi col tempo e con gli anni, fino ad arrivare alle composizioni più recenti, ho in qualche modo girato intorno, no? Cioè, e non mi stanco di ripetere questa cosa, credo bella, in cui mi ritrovo, che se per un certo periodo della mia vita sono stato il cantore di un certo tipo di fede, e oggi mi trovo molto di più sui territori del dubbio, ma non con meno stupore, secondo senza me. Senza rinnegare assolutamente il tuo percorso, no. Sì. Ma non con meno stupore di fronte alla vita e al mistero dell'esistenza, sostanzialmente. Quindi questa canzone racconta una certa visione, sì, di speranza e di fede. E stiamo parlando per caso di quel segreto del mare che chiedi ad Adriano di insegnarti? Sì, e dentro a questo, cioè il titolo stesso della canzone, l'idea della rugiada è asciugata dal sole, e nel sole ovviamente all'interno di una visione di tipo mistico religioso si può sicuramente intravedere l'idea del Dio, di Dio che attira a sé, no? Ma quando invece tu dici appunto il segreto del mare, mi rifaccio, e conseguentemente anche al titolo, a una espressione, a una massima che avevo ascoltato e che mi aveva ispirato alla canzone, ovvero: ho scoperto il segreto del mare meditando su una goccia di rugiada. Questa era stata la frase che mi ha ispirato questa canzone. Adesso non ricordo precisamente di chi fosse questa espressione, ma è quella che mi ha ispirato la canzone. Mi viene quasi da dire che, non so, adesso ci sto pensando in questo momento, che quel segreto del mare, no, è un po', che tu chiedi nel testo ad Adriano che te lo insegni, è come trasformare quella goccia di rugiada in una goccia di acqua salata, cioè dove l'acqua evapora ma rimane il sale a terra, no? Rimane qualcosa qua, no? Immagine. Quindi la morte, che insomma una persona che viene chiamata e che però lascia qui qualcosa, quel sale, no? Forse questo è il segreto del mare, mi viene da dire. Certo, è una visione possibile. Per fortuna questi versi, come ci siamo detti più di una volta, lasciano delle strade aperte, sì, no? Di interpretazione. Ecco, è il bello della, della scrittura creativa, poetica, sì, applicata nel mio caso alla canzone. Però, salvo una certa costrizione metrica di cui abbiamo, certo, già parlato, sì, la ricerca sui contenuti e sulle parole per me è simile a quella che si fa anche sul suono stesso della parola, no? È quella che fa il poeta, ovviamente riconoscendo i reciproci e distinti ruoli, campi, però ci sono nello stesso tempo anche tante cose che ci avvicinano, cantautori e poeti. È la prima canzone che dedichi, almeno nella tua carriera. Poi qualche album più avanti ti capiterà di ridedicarne dichiaratamente un'altra a Stefano. Sì, un bel collegamento. Nell'Invincibile Speranza, in Rosa di Venti e di Venture. E poi magari ne riparleremo quando affronteremo quella canzone più avanti. Però mi viene da dire un attimo adesso, dal momento che parliamo di Tra la Rugiada del Sole, lì ha riaffrontato una dedica. Ok, e certo. Come l'hai riaffrontata? Ma diciamo che è l'esperienza della vita vissuta, personale,
di un'intensa esperienza emotiva per il contatto con la sofferenza e la malattia che in qualche modo ha mosso più di una volta dentro di me delle corde che mi hanno spinto a scrivere, no? E non è facile prendere contatto con questa dimensione, non è facile non essere banali. E mi viene da dire che poi adesso, ritornando a quel segreto del mare, nella canzone L'invincibile speranza il mare ritorna. Certo. Per un caso. Anche perché lì l'esperienza biografica stessa, certo, dell'episodio, certo, capitato a questo mio caro amico, che era anche un mio carissimo allievo, l'ho visto proprio coinvolto è stato un episodio di in mare, di quasi annegamento in mare, che quindi poi ha comportato, sì, una fase successiva, no? Di aggravamento. Esatto. No, mi viene quasi la pelle d'oca, ecco. sì. Giusto per concludere, sulla ricerca della musica in questa canzone, come ti sei mosso? Ricordi? Sì, assolutamente. Diciamo che il gioco musicale prevede, posso fare anche sentire, sfodere la chitarra. Tutto nasce da un giro di accordi, direi di un po' evocativo di certe atmosfere spagnoleggianti. Il pezzo è originalmente scritto in La minore e io ho composto seguendo questa sequenza di accordi discendente che voleva essere volutamente cupa o comunque triste, come è di solito la modalità a cui si richiama la tonalità minore in musica, no? Salvo poi rimanere sospeso su un accordo di snodo che mi permette poi di passare alla strofa, dove si spalanca una tonalità maggiore, e ovvero solare, allegra. E giocando su questi cambi di tonalità, no? E di colore, il musicista, scopriamo l'acqua calda da questo punto di vista, però diciamo per le persone che non sono pratiche dell'argomento, si riescono a generare determinate, si stimolano determinate sensazioni, no? Ecco, nell'ascoltatore. E a me piace accompagnare di solito la composizione in tono minore con argomenti di tipo minore, certo, o comunque che richiamano una certa idea, si sposano in questo caso di tristezza. Sì, e se fai caso, la tristezza, la desolazione del racconto alla fine dell'esperienza della morte, che attenzione, non dimentichiamo questa cosa, che noi, di cui noi siamo, io sono stato in questo caso spettatore da lontano, ecco, io non ho fatto questa esperienza come nessuno di noi che in questo momento è qui a parlare, no? E quindi resta questo mistero, no? E, salvo poi prolungare con una lunga speranza musicale il passaggio del ritornello che va in tonalità maggiore. Questa cosa qua si capisce proprio, per esempio i versi che tu hai decantato. Venne l'inverno un vento che porta tutto via. Molta tensione, sentite. Era la fine del mondo, per il mondo era soltanto la tua. Si ripete il giro. Sanguinava il futuro, non volevi credere, anche il diamante più duro. E qui c'è un lungo stazionamento su questo accordo, voluto. Di sospensione. Sta succedendo qualcosa. È fatto di polvere, sarà. Qua, sentite che ritorniamo. Si apre come la galleria, no. E cresce il giro degli accordi, in questo caso ha una progressione ascendente di bassi. Sì. Ed è tutto, io cominciavo in questi ascendente anni ascendente di bassi, questa rugiada che, esatto, che sale verso il sole. Ora, senza fare troppo sfoggio di segreti compositivi, ecco, semplicemente in questi anni io cominciavo a sperimentare il fascino dell'arrangiamento, della conoscenza dell'armonia, che mi ha sempre affascinato. L'armonia
è la parte della musica che si occupa di creare i colori, le ambientazioni sonore con questi grappoli di note, cioè deve gli tenere accordi, tutto insieme, cioè gli accordi che accompagnano la melodia, cioè la linea melodica, appunto, il disegno che si staglia sull'orizzonte ritmico, appunto, e armonico della canzone. Io mi sono innamorato di questa parte, di questa branca della musica, che è quella che poi, ovviamente, insieme a ritmo, melodia, ma anche dinamica e agogica, le altre discipline che spesso si tralascinano, ovvero la capacità di all'interno di un brano, nell'esecuzione di un brano, di crescere di intensità, di volume, e l'agogica di aumentare o diminuire la velocità del pezzo, no? Crescendo e rallentando. E tutto questo poi fa l'aspetto più performativo di che cosa? Di quella struttura musicale di ritmo, armonia e melodia che compongono qualunque musica che nel nostro sistema musicale sia degna di tale nome, no? Beh, questa cosa ha affascinato tremendamente, c'è la possibilità, perché è come, per fare un paragone che ho sempre utilizzato anche con i miei allievi, cioè è un po' come se si diventasse dei pittori con la musica, no? E che oltre che a concepire dei disegni, cioè si imparasse con l'armonia a colorare con delle ambientazioni sonore queste melodie. E questo è un po' il segreto della composizione musicale, almeno per quanto mi riguarda, collegato alle canzoni. Bene, e dopo questo credo che sia arrivato il momento di ascoltarla per intero. Grazie. Tra la rugiada e il sole. Nell'inverno è un vento che porta tutto via. Era la fine del mondo, per il mondo era soltanto la tua. Sanguinava il futuro, non volevi credere, anche il diamante più duro di polvere sarà come la galleria di un treno che non ferma più qua, ma io dall'altra parte della ferrovia ho ancora un sogno, ancora una realtà. Morte, o è la mia follia, e chi non ama vivere potrà mai capire che io t'aveva scritto dentro una poesia, oltre il crepuscolo, alle fronde dei salici, nessuno piange più. E tu insegnami il segreto del mare e l'amore che c'è tra la rugiada e il sole.
sarai sempre solo, una vita, un bisogno. E la mia vita chiede lei, splendida mia, di un porto e del mare, una collina in città. Io credo che in fondo a questa ferrovia bruciare solo.